Io darei il via a questo nostro incontro salutando tutte le persone che hanno voluto essere con noi per questo momento di riflessione. Inizio con un ringraziamento ai componenti dell'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Modena, i colleghi Casara, Muzzoli, Pavone e Boni per aver organizzato questo momento di approfondimento in tempi rapidissimi. E ringrazio ovviamente anche i nostri gentilissimi ospiti, l'avvocato Emilia Rossi e l'avvocato Elia De Caro e con loro l'avvocato Riccardo Polidoro che so che ci raggiungerà a breve per un impegno sopravvenuto, sarà con noi tra poco. Questa tavola rotonda è nata pensando all'anniversario delle rivolte nelle carceri italiane dello scorso marzo 2020 e anche ovviamente in particolare pensando all'anniversario della rivolta avvenuta qui a Modena, alla Casa Circondariale Sant'Anna, che ci ha spinti ad organizzare un momento di riflessione sulle condizioni detentive nel nostro paese. Questo è, come sappiamo, come chi fa parte della Camera Penale di Modena sa, un percorso che viene da lontano e che abbiamo voluto fosse anche in passato un percorso culturale di apertura di questo difficile tema anche il più possibile ai cittadini e alla cosiddetta società civile. Nell'ottobre 2018 avevamo organizzato una mostra fotografica Prison, nel cui ambito si era discusso molto anche con il garante Palma delle prospettive di riforma delle norme di ordinamento penitenziario. C'era stato un lungo lavoro all'interno delle commissioni ministeriali che aveva coinvolto tutti i principali operatori e studiosi della materia, tra cui anche i nostri soci, i nostri colleghi Giorgio Pighi e Guido Sola, che erano giunti ad approdi importantissimi, poi purtroppo abbandonati per decisione della mutata maggioranza di governo. Devo dire che ne è seguito. A quell'abbandono è seguito un lungo periodo di silenzio sul mondo del carcere e attorno alle pene detentive, temi di cui si era ripreso a parlare in termini più che populistici, forse proprio fino al dilagare della pandemia, che aveva portato in più tra le mura degli istituti di pena la grande preoccupazione tra gli operatori detenuti, momenti che noi ricordiamo in maniera vivida. Detenuti che, oltre a una condizione di maggiore isolamento delle persone private, della libertà personale, avevano vissuto sulla propria pelle i timori legati alla diffusione di quel virus, in condizioni ovviamente di maggiore ristrettezza, di minori informazioni dall'esterno e di isolamento. Una prima reazione a quel particolare momento, lo ricordiamo, era stata, a mio modo di vedere, irrazionale, ed era stata quella di ridurre i permessi, di revocare le autorizzazioni al lavoro per i semiliberi, di sospendere totalmente i colloqui con i prossimi congiunti. Questo era il contesto che noi ricordiamo in cui quelle rivolte si erano generate e che avevano messo a rischio l'incolumità di molti detenuti per il comportamento di pochi di loro. Modena in particolare era stata duramente colpita da una rivolta dalle conseguenze enormi, 9 morti e buona parte dell'istituto modenese inagibile. Era stato un lutto enorme per i parenti e i congiunti delle vittime a cui va la nostra vicinanza ancora oggi, ma era stato anche, credo, quella serie di rivolte era stata anche un monito su cui bisogna oggi riflettere in termini prospettici. Sono in corso indagini preliminari con una richiesta di archiviazione per il caso modenese che pende e diversi difensori di indagati e delle persone offese sono certo che avranno in quel contesto modo di concorrere all'accertamento di quei fatti. Per noi però questo anniversario è l'occasione per gettare lo sguardo su un mondo dimenticato per troppo tempo, dopo che si era giunti ad un passo da una riforma di grandissimo rilievo. E soprattutto speriamo, auspichiamo che questo tema possa oggi tornare ad occupare l'agenda del Parlamento, dopo che per mesi il tema del carcere e della detenzione ha occupato le trasmissioni televisive
quasi solo per le scarcerazioni eccellenti di detenuti al 41 bis, a cui erano seguite polemiche e ispezioni ministeriali. Il tema è stato talmente tanto, è tornato talmente tanto al centro del dibattito che anche Papa Francesco, come ricordiamo, con delle immagini veramente potenti, aveva acceso i riflettori sul mondo del carcere durante la Via Crucis in occasione della Pasqua del 2020 in Piazza San Pietro, sotto gli occhi del mondo. Oggi se ne torna a parlare di istituti in tema di vaccini. C'è stata qualche giorno fa la provocazione della Camera Penale di Milano, è notizia di questi giorni dell'inizio delle vaccinazioni presso alcuni istituti del Veneto. Ecco, noi oggi vorremmo contribuire con un ragionamento serio che sicuramente i nostri ospiti porteranno nel nostro dibattito. Vorremmo contribuire con un ragionamento serio nella speranza che possa essere utile anche questo nostro pomeriggio per il prossimo e rinnovato dibattito che ci auguriamo riprenda sui temi dell'ordinamento penitenziario, della necessità di una sua riforma per rendere le pene, le misure alternative alla pena più efficaci nei termini della rieducazione del condannato, che deve rimanere sempre la stella polare del sistema sanzionatorio penale. Io ringrazio ancora tutti, lascio la parola a Giovanni Casara che modererà questo incontro e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente, ringrazio anch'io a mia volta i nostri relatori, i nostri graditi ospiti di oggi. Siamo a un anno da quei tragici eventi e, come giustamente hai detto tu, è il momento di fare forse anche l'analisi di quello che abbiamo noi visto come osservatori, come tecnici, come operatori del diritto, di quello che è successo a distanza di un anno, valutarne le cause forse, insomma, in ogni caso cercare di dare una prospettiva a quello che è una pandemia che è ancora in corso, che è lungi dal finire e che ovviamente tratta il carcere, un luogo di detenzione ma di difficile gestione, questo è in dubbio. Abbiamo tutti noi vissuto sia professionalmente che per le nostre cariche, insomma, quei giorni, stiamo vivendo a tutt'oggi questa situazione. Ho anch'io accolto con estrema soddisfazione l'inizio della vaccinazione dei detenuti nel Veneto. Non so, io non ho informazioni a tal punto, se verrà estesa in tutta Italia o è già estesa in tutta Italia. Chiederò poi ai nostri relatori se hanno informazioni in tal senso. Ho altrettanto avuto modo di apprezzare i primi interventi del ministro Cartabia in questi giorni. Sicuramente è una svolta rispetto alla precedente gestione del nostro ministero. Ho letto con attenzione, poi ne parlerò con l'avvocato De Caro, gli ultimi due rapporti dell'associazione Antigone sulla situazione delle carceri, che danno degli spunti positivi in ordine a misure alternative alla detenzione, e ci sono diversi spunti anche sulle condizioni attuali dei nostri istituti di pena. Quello che volevo chiedere, per iniziare, poi do la parola dall'avvocato Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, e poi successivamente all'avvocato Elia De Caro, presidente di Antigone Emilia Romagna, in attesa che ci raggiunga poi l'avvocato Polidoro, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'Unione. Io ho vissuto personalmente quei momenti come avvocato, principalmente, oltre che come membro dell'Osservatorio Carcere, e la tragedia è ancora viva nei miei ricordi, nel senso che a tutt'oggi ci sono ancora le tracce in quel carcere di quella rivolta, ci sono ancora i commenti degli agenti di polizia penitenziaria e di qualche detenuto che ancora è ristretto in quell'istituto. Nel passare la parola all'avvocato Emilia Rossi, che ringrazio ancora della sua presenza qui, e chiedevo quale componente del Collegio del Garante, come ha vissuto quei primi giorni, quei giorni del marzo 2020.
Grazie e ringrazio innanzitutto per questa iniziativa che è assolutamente necessaria e opportuna, perché siamo a un anno di distanza appunto e è il momento di fare delle riflessioni sul punto della situazione ad oggi, su quello che se ne può trarre per domani. E quei primi giorni sono stati giorni di grandissimo affanno e di grande sconcerto, perché anche noi garanti ci siamo trovati a dover fronteggiare quello che stava succedendo e che si stava producendo sotto i nostri occhi, ma come il resto del paese, di fronte al dilagare della pandemia e ai primi provvedimenti del governo che chiudeva tutti i nostri movimenti e cambiava completamente la nostra vita. L'effetto dirompente che quei provvedimenti hanno avuto sulla nostra vita l'hanno avuto naturalmente dilatato e potenziato in carcere, soprattutto per il messaggio che contenevano quei provvedimenti, che invitavano tutti noi a osservare una serie di misure particolarmente accurate di igiene e ad evitare la promiscuità fisica, la vicinanza, il contatto tra le persone. Due condizioni che in carcere, in particolare in quel momento, erano assolutamente difficili, se non impossibili da mantenere, e che hanno certamente destato il panico e l'allarme all'interno del carcere. Quello che noi abbiamo rilevato subito, devo anche dire che noi tre, il Collegio del Garante, ci siamo trovati dentro la rivolta di Regina Coeli, che è scoppiata in contemporanea con tutte le altre, mentre eravamo lì nella nostra sede, e quindi ci siamo ritenuti assolutamente in dovere di entrare e vedere che cosa stava succedendo e cercare in qualche modo di portare anche noi un contributo per riportare la situazione ad equilibrio e a tranquillità, cosa che devo dire la direzione dell'istituto è riuscita a fare nell'arco di 24 ore senza neanche ricorrere alle forze dell'ordine esterne. Ma anche in quell'occasione, che è stata, credetemi, una situazione spaventosa, cioè si capisce che cosa vuol dire trovarsi lì in quei posti quando c'è una moltitudine di persone arrabbiate e spaventate che cercano di uscire dalla, fatemelo dire, tra virgolette, gabbia. Sono situazioni davvero che generano molto, molto spavento, ma quello che noi abbiamo raccolto subito era lo spavento delle persone che erano chiuse in carcere e che in quel momento ci hanno proprio detto: guardate, l'ultimo dei nostri problemi in questo momento sono i colloqui con i familiari, in questo momento il nostro problema è di non morire di Covid qua dentro. Noi da quel momento abbiamo rappresentato la situazione all'interno delle carceri italiane, l'abbiamo riportata anche nella nostra relazione annuale al Parlamento, come la situazione di persone doppiamente in gabbia, cioè chiuse perché in carcere, ma chiuse all'interno anche del pericolo del contagio. Perché mentre a noi fuori veniva detto di osservare alcune numerose precauzioni, venivamo chiusi in casa e in ogni caso ognuno di noi, al di là di tutto, aveva la sensazione di potersi salvare dal contagio spostandosi dalla fonte del contagio, quindi spostandosi dal contatto con gli altri e assumendo una serie di misure di prevenzione. Chi era dentro il carcere si è trovato improvvisamente gettato in una dimensione in cui non gli era possibile farsi da parte, scansarsi rispetto al pericolo del contagio. E da lì è venuto il panico, da lì è venuta la paura.
Da lì, secondo noi, sono nate le rivolte, sulle quali, e lo dico subito per affrontare poi magari dopo argomenti di ordine diciamo più generale, più sistematico, sulle quali il punto che ha colpito in modo particolare il garante, che ha colpito noi, è che al di là dell'indagine che appunto è in corso a Modena, della ricerca delle cause di quelle 13 morti, questo fatto, cioè il fatto delle rivolte e le conseguenze drammatiche che queste rivolte hanno prodotto sia in termini di vite umane sia in termini di devastazione di molte strutture detentive, intorno a questo fatto non si è sviluppata alcuna riflessione da parte di tutti i soggetti, dei molti soggetti, perché poi dobbiamo fare anche le eccezioni, no? Del mondo di ampi settori della magistratura, dell'avvocatura, ovviamente dei garanti, delle associazioni a tutela dei diritti delle persone detenute, ma insomma diciamo che ai vertici delle responsabilità in quel momento questa riflessione è mancata completamente e mettendo in luce che c'era e c'è un problema generale di natura culturale che consiste nel fatto che la comunità tutta evidentemente ritiene oggi più di un tempo la realtà penitenziaria e la comunità delle persone detenute qualcosa che non appartiene all'integrità della comunità, che si può tenere ai margini, per cui se c'è un problema, anche un enorme problema che ha toccato quella realtà, lo si può trascurare soprattutto quando la comunità nella sua interezza è colpita da una emergenza così drammatica come quella della pandemia. Queste 13 morti, che sono 13 morti in carcere, che costituiscono un fenomeno che a nostra memoria insomma, non si è mai verificato, almeno negli ultimi 3-4 decenni. Bisogna risalire, non so, a metà degli anni Ottanta per trovare qualcosa di simile all'epoca del terrorismo, ma neanche tanto così. 13 morti che sono passati assolutamente sotto silenzio, se non per una rendicontazione, diciamo così, piuttosto secca che se n'è fatta in Parlamento, se non per il fatto che si è nei primi giorni, neanche poi a lungo, voluto addebitare queste morti e le rivolte a operazioni, manovre eterodirette di origine criminale, ma a parte questo, diciamo, dibattito un po' povero di altezza culturale, questo fatto è rimasto assolutamente ai margini di ogni riflessione e di ogni considerazione. E soprattutto lo faceva notare il magistrato De Vito qualche giorno fa in una bellissima intervista sul Riformista, mi sembra, o sul Dubbio, potrei sbagliarmi, comunque una bellissima intervista, faceva notare che questo è stato un fatto assolutamente inedito e che denota davvero la mancanza di una cultura condivisa intorno alla questione del carcere e alla questione della vita all'interno dei nostri istituti, e metteva l'accento soprattutto sul fatto che non ci si è interrogati, come si sarebbe dovuto fare,
sul motivo che ha scatenato queste reazioni e le rivolte e le loro conseguenze, e se questo non sia da rintracciare anche in una mancanza di dialogo all'interno delle carceri. Un dialogo che deve essere costante, quotidiano, non è che lo si può improvvisare ovviamente al momento dato, ma un dialogo che forse, se ci fosse stato, avrebbe quantomeno contenuto questi fatti, questi fenomeni, queste agitazioni e anche quella paura. Tant'è che pochi giorni dopo le rivolte e quando hanno cominciato ad applicarsi i provvedimenti governativi che chiudevano completamente le carceri a ogni accesso esterno, a cominciare dai familiari ma non solo, il presidente del Garante Nazionale, Mauro Palma, ha ritenuto di andare in televisione, al telegiornale, che credo Reti Unificate, a diffondere un messaggio che tranquillizzasse la popolazione detenuta e la popolazione esterna, perché attenzione che fuori del carcere c'è una comunità dolente che sta a fianco a quella che sta dentro il carcere e che è dolente tanto quanto quella che è dentro il carcere. E quando io mi riferisco alla popolazione dolente all'interno del carcere, io mi riferisco alla popolazione detenuta, ma anche a tutti quelli che operano all'interno del carcere. Quando mi riferisco alla comunità dolente esterna, vale la stessa cosa. In quei giorni c'era l'allarme, la sofferenza e il terrore da una parte e dall'altra. Noi abbiamo voluto diffondere un messaggio che potesse essere ascoltato dal più ampio numero di persone, quelli che la sera guardano e ascoltano il telegiornale, proprio per riportare un minimo di serenità in una situazione in cui l'elemento principale che mancava era esattamente la parola, era esattamente il dialogo. Non so se ho ancora qualche minuto o se vogliamo, posso ancora dilungarmi in alcune riflessioni che poi mi fa piacere poter scambiare con tutti voi. Io credo che noi crediamo, e anche questo l'abbiamo portato nella nostra relazione annuale dell'anno scorso, che la pandemia e le prospettive di riforma dell'esecuzione penale si tengano, magari un po' stranamente, ma si tengano insieme. Perché? Perché la pandemia da un lato ha messo in luce una serie di cose, di criticità, di lacune, di strappi all'interno del sistema dell'esecuzione penale e del sistema penitenziario. Dall'altra ci ha indicato qualcos'altro. Allora, da una parte la pandemia ha messo in luce certamente il degrado del sistema penitenziario, parlo del degrado materiale, delle condizioni materiali dei nostri istituti penitenziari. Dall'altra inoltre ha segnalato la debolezza del sistema sanitario all'interno del carcere, e poi ha messo in luce la criticità della densità della popolazione penitenziaria, quindi del sovraffollamento, perché in quel momento emergeva che si rendeva incompatibile non soltanto con la dignità delle persone, ma anche con la necessità che negli istituti penitenziari non ci sia sempre il tutto esaurito, ma che ci sia sempre invece il non esaurito, perché una serie di spazi devono essere potenzialmente destinati, quindi disponibili, vuoti, ma disponibili ad affrontare emergenze come l'emergenza sanitaria che si è verificata. Qual è stato il momento in cui il sovraffollamento carcerario, vi faccio notare che un anno fa a quest'ora erano presenti nei nostri istituti 61.230 persone,
Oggi, alla data di oggi, i dati ve li porto freschi di questa mattina, sono presenti in istituto 52.817 persone. Non siamo assolutamente ai livelli ottimali e neanche a quelli adeguati alle potenzialità dei nostri istituti penitenziari, perché i nostri istituti hanno disponibilità di 47.552 posti. Questi sono i posti, non quelli regolamentari, la capienza potenziale, no. I posti sono questi qui, quindi siamo appunto in overbooking ancora oggi, ma c'è una differenza rispetto a un anno fa. Allora, un anno fa com'è che hanno fatto a pugni, ha fatto a pugni questa densità della popolazione detenuta con le esigenze sanitarie? Ha fatto a pugni perché nel momento in cui c'era bisogno di riservare spazi per l'isolamento sanitario e quindi per tenere da parte le persone che risultavano positive al contagio, questi spazi non c'erano e si sono dovuti ricavare col tempo. Quel tempo durante il quale, grazie alla superattivazione della magistratura di sorveglianza, a macchia di leopardo intendiamoci, però insomma, con diciamo che le macchie nere erano più piccole delle altre, quindi con un intervento massiccio, la magistratura di sorveglianza, usando le norme già vigenti, quindi gli strumenti che già aveva a disposizione, e poi aggiungendo quel poco o tanto, più poco che tanto, che è venuto dai provvedimenti deflattivi del decreto legge 18 del 2020 e poi di quello successivo del 137 del 2020, insomma, in quel tempo l'operato della magistratura di sorveglianza è riuscito a alleggerire quel sovraffollamento e negli istituti si sono realizzati gli spazi per l'isolamento sanitario e la situazione è andata un po' a regime. È andata un po' a regime, tant'è che il numero dei contagi, allora il numero dei contagi si sviluppa in carcere più o meno come si sviluppa fuori, intendiamoci. Quando qualche settimana fa, un mese fa, si parlava di impennate e quindi si agitava di nuovo l'allarme nella popolazione detenuta e nell'altra comunità dolente che sta fuori, in realtà non erano impennate, erano crescite del rilevamento di casi di positività. Noi dobbiamo tener conto che nel momento in cui sono ricominciati gli accessi al carcere dalla libertà, per ogni persona che entrava dalla libertà si facevano i tamponi e risultavano soggetti positivi che venivano dal mondo libero, quindi anche questo ha portato all'incremento dei numeri dei casi di positività in carcere, quindi non si è sviluppato tanto dentro quanto è venuto da fuori ed è stato immediatamente isolato. Oggi noi abbiamo 470 casi di positivi, ma come è successo nei mesi scorsi, soltanto 32 persone su 470 hanno sintomi, quindi la stragrande maggioranza sono persone asintomatiche e di questi 32, 22 sono ricoverati in ospedale, quindi non sono nemmeno in carcere. E ci sono soltanto 12 istituti che hanno più di 10 casi tenuti in isolamento sanitario. Quindi la situazione da questo punto di vista non è che debba rassicurarci, come non ci rassicura la situazione nel resto del paese, però possiamo dire che oggi è una situazione gestita in maniera abbastanza adeguata. E poi finalmente è cominciata la campagna di distribuzione dei vaccini che, confermo, si sta applicando sul territorio nazionale, un po' per volta,
a seconda naturalmente delle disponibilità, ma è sul territorio nazionale. Che cosa altro ha messo in luce la pandemia? La pandemia ha messo in luce che noi abbiamo un'esecuzione penale di classe. Uso questo termine duro, ma perché non me ne viene veramente in mente un altro. Perché, come ha rilevato il procuratore generale della Cassazione Salvi, che su questo ha costruito un progetto insieme a Cassiammende, un numero molto consistente, intorno a 2000 persone nelle carceri italiane, non potevano accedere ai provvedimenti deflattivi e in particolare alla detenzione domiciliare per la semplice ragione che non avevano la dimora. Non avevano la dimora, non avevano il lavoro, cioè sono le persone più deboli, più fragili, sono quelle che vengono da un contesto sociale di estremo degrado, che molto probabilmente è quello che li ha fatti finire in carcere, e che dal carcere non possono uscire perché lì ha quelle condizioni di abbandono da parte della società esterna sono rimasti. E questo è un fatto di estrema gravità sul piano della maturità civile di un paese che si deve far carico dei diritti come dei bisogni delle persone, di estrema gravità sulla quale appunto siamo intervenuti. Noi, è intervenuto il Garante Nazionale ed è intervenuto il Procuratore Generale della Cassazione con questo progetto che vede con la collaborazione delle reti sociali, degli istituti e anche dell'avvocatura la ricerca di luoghi abitativi a cui destinare le persone che possono accedere a questi benefici e dove si possano anche magari fare pure dei percorsi di reinserimento sociale. Concludo dicendo che, concludo perché temo di aver preso già molto tempo, ma concludo dicendo che però la pandemia ci ha insegnato delle cose. La pandemia è arrivata sul carcere come la palla che piove sull'orchestra nel film di Fellini e che devasta tutto, dopodiché dopo aver devastato tutto gli orchestrali si guardano intorno, il direttore riprende e ricomincia a suonare. Come ricomincia a suonare quell'orchestra devastata? Allora, la pandemia ci ha insegnato che è possibile un altro modo di concepire l'esecuzione penale ed è possibile un altro mondo dell'esecuzione penale. Perché ci ha messo all'evidenza intanto che le misure alternative alla detenzione in carcere si possono dare. Tenete conto che dai numeri che noi abbiamo raccolto, dei dati che noi al Garante Nazionale abbiamo raccolto, nel 2020 e quindi ai primi giorni del 2021, risultavano prodotte nel 2020 5.070 uscite per detenzione domiciliare varia più qualche provvedimento che era rimasto in sospeso di misura alternativa e che è stato ripreso dalla magistratura di sorveglianza. 5.070 uscite solo per questa misura. A gennaio del 2021, a fronte di 3.102 ingressi dalla libertà, si sono prodotte 3.992 uscite, di cui 965 agli arresti o in custodia domiciliare, 965 agli arresti domiciliari, 486 in detenzione domiciliare e 395 in affidamento in prova nel solo mese di gennaio 2021. Quindi un altro modo di concepire l'esecuzione penale non soltanto in carcere è possibile. Queste sono le misure più o meno degli effetti dei provvedimenti deflattivi che abbiamo raccolto nell'anno 2020, abbiamo inanellato nell'anno 2020, su cui il Garante Nazionale, devo dire, era anche intervenuto proponendo degli emendamenti come l'estensione della liberazione anticipata
75 giorni, almeno fino alla fine dell'anno 2021, e soprattutto, mi permetto di dire, soprattutto la sospensione dell'emissione, parlo con colleghi, quindi non dell'ordine di carcerazione, ma dell'emissione dell'ordine di carcerazione per pene non superiori ai 4 anni. Proposte che non hanno trovato spazio nella legge di conversione, ma che io credo che si possano riprendere nel momento in cui andiamo a riconsiderare un possibile riassetto del sistema dell'esecuzione penale, guardando a disegni che vedano la detenzione in carcere come una detenzione, adesso non voglio dire residuale perché poi divento estremista nei toni, ma insomma quantomeno parallela rispetto a un corpo di esecuzione penale esterna al carcere, che deve essere un corpo alimentato non soltanto nella individuazione di istituti di alternativi di esecuzione della pena alternativa al carcere, ma anche nei loro contenuti, perché il contenuto finalizzato alla risocializzazione della persona condannata è un contenuto che deve stare nelle misure esterne al carcere come nelle misure interne al carcere. Chiudo dicendo: tenete conto di quest'ultimo dato. Io insisto molto sui dati che sono i dati che insomma il Garante Nazionale ha per fonte diretta e che elabora proprio per dare un contributo concreto alle riflessioni sulla possibile riforma dell'esecuzione penale. Allora, tenete conto che oggi, alla data di oggi, ci sono 3.175 persone in carcere che scontano una pena inflitta, quindi non è residua, una pena inflitta sotto i 2 anni. 1.062 persone sono in carcere con una condanna che sta sotto 1 anno, quindi 7 mesi, 8 mesi, 10, 11, 12, quello che volete, sotto 1 anno. E 2.113 quelle che stanno tra 1 anno e 2. Invece sono in carcere a scontare come pena residua 6.997 persone che devono scontare meno di 1 anno e 6.745 che devono scontare una pena residua tra 1 anno e 2. Se voi sommate queste due cifre, viene fuori che circa 17.000 persone, più o meno, forse qualcosa di più, sono in carcere per pene inflitte o residue che stanno sotto i 2 anni. Quindi sono persone che potenzialmente possono essere destinate a misure alternative alla pena in carcere. Vogliamo togliere, perché ancora c'è il limite dell'ostatività, e quindi vogliamo togliere, facendo i conti così un po' alla grossa, 5.000 persone tra ostativi e altri? Beh, accontentiamoci di 12.000 persone che potenzialmente potrebbero scontare la loro pena fuori dal carcere, seguendo percorsi risocializzanti e produttivi di reinserimento sociale effettivo diversi dallo stare chiusi in carcere. Io qui mi fermo e naturalmente ho piacere poi di contribuire ulteriormente alle riflessioni che faremo insieme. Grazie. Grazie, grazie Avvocato Rossi. Vi saluto l'avvocato Polidoro che è intervenuto a questa nostra tavola rotonda. Facciamo fare oggi il doppio lavoro di essere presente anche qui con noi. E ne approfitterei. Abbiamo iniziato, ho chiesto all'avvocato Rossi, in qualità di componente del Collegio del Garante, quelle che erano state le impressioni della vissute durante il marzo del 2020. Durante le rivolte del carcere. Ne approfitto, avvocato Polidoro, per chiedere
anche a lei qual è stato il suo punto di vista su quel momento storico, ormai a un anno di distanza. Buonasera a tutti, innanzitutto mi scuso del ritardo, l'ho avuto un concomitante impegno, ringrazio dell'invito. Dunque, la risposta è, da un punto di vista dell'avvocatura, credo che sia semplice. Noi immediatamente, come osservatore carcere Unione Camere Penali, abbiamo ovviamente condannato le modalità di protesta, però allo stesso tempo abbiamo fatto un'analisi approfondita di quello che stava avvenendo e abbiamo trovato ovviamente delle giustificazioni. Erano anni, tantissimi anni, che non vi erano più rivolte di questo genere in carcere, anche rivolte meno gravi erano assenti da tanto tempo. Questo credo per il problema della liberazione anticipata, i detenuti subiscono, voglio dire, un controllo stretto all'interno del carcere, nel senso che qualunque tipo di minima protesta poi si riflette sulla liberazione anticipata e quindi li penalizza rispetto a questo beneficio, che invece dovrebbe avere tutt'altra storia. Cioè, la liberazione anticipata nasce per far fare ai detenuti un programma rieducativo e chi si preoccupa di farlo, chi riesce a fare questo tipo di percorso beneficia poi di un premio, che sono 45 giorni ogni 6 mesi di detenzione. Questo è quello che dice la norma, poi in realtà in effetti l'applicazione è completamente diversa, perché non essendo possibile a maggior parte degli istituti fare un programma rieducativo, la liberazione anticipata si riduce ad avere una condotta tranquilla, non dare fastidio e poi si ha il premio. Quindi questa è la ragione per cui non ci sono state poi rivolte, altri tipi di rivolte per tutto quello che i detenuti subiscono nelle carceri, e certamente subiscono, perché sappiamo bene che molti dei principi costituzionali, molte norme dell'ordinamento penitenziario non trovano applicazione. Detto questo, e tornando invece direttamente alla domanda, le rivolte sono da condannare, ma sono comprensibili, perché se noi ricordiamo quei giorni, la televisione invitava al distanziamento sociale, termine che a me non piace, direi distanziamento personale, un distanziamento personale che negli studi di pena è difficile da applicare. Si parlava di lavarsi le mani continuamente, di tenere un'igiene alta, eccetera, e anche questo è un elemento che non può essere, nella maggior parte dei casi, si può avere all'interno delle carceri. Erano momenti, giorni molto complicati. Allo stesso tempo, mentre la televisione dava queste notizie, i detenuti nelle loro stanze di pernottamento, diciamo, usiamo questo termine celle che a me non piace, capivano che qualcosa stava succedendo, qualcosa di grave all'esterno, mentre all'interno gli veniva comunicato poi che non potevano avere più colloqui con i familiari, non potevano vedere gli avvocati, erano sospese tutte le attività trattamentali, quelle poche attività trattamentali che facevano, non era possibile l'ora d'aria per non avere contatti con gli altri detenuti. Cioè, sono se qualcuno si immedesima in questa situazione, ovviamente non dico la rivolta, quello che è successo, però una protesta, voglio dire, forte ci stava, c'era tutta. E poi l'osservazione da fare è che non si sono ribellati tutti i detenuti. A fronte di oltre 60.000 detenuti saranno stati 300 quelli che sono ribellati. E tutto questo non è avvenuto in tutti gli istituti di pena, ma solo in pochissimi istituti di pena. Quindi è una percentuale bassissima il fenomeno delle rivolte. Poi quello che è avvenuto è altrettanto grave, perché poi, come sapete, ci sono stati poi dei morti sui quali sta indagando la magistratura. Sono di pochi giorni notizie di richieste di archiviazione da parte, proprio credo, della procura di Modena per 7 decessi che ci sono stati. Un'altra richiesta di archiviazione so che c'è stata a Bologna. Ora, noi non vogliamo entrare nel merito, perché non conosciamo, almeno io personalmente non conosco gli atti, e quindi allo Stato non mi sento di dire nulla. Però se fosse vero quello che ha comunicato il Dipartimento, cioè quello che ci è stato detto rispetto a queste morti, cioè
che questi detenuti, questi rivoltosi, a volte usciti dai loro padiglioni, dalle loro celle, eccetera, eccetera, si sono fiondati nella farmacia degli istituti, sono imbottiti di psicofarmaci, ovviamente questo sarebbe quasi più grave poi di eventuali altre cose, perché vuol dire che siamo di fronte a delle persone disperate che non hanno alternative, sono imbottiti di farmaci nel momento in cui lo possono fare. Quindi questa è una lettura molto grave, ovviamente, che la dice lunga sulla situazione attuale e passata che vivono gli istituti di pena. Quindi questa è la lettura che io mi sento di dare, che è stata anche la lettura ovviamente dell'Osservatorio Carcere, con il piacere e l'onore di dirigere. Grazie. Abbiamo fatto anche una riflessione su quelle che erano effettivamente la possibilità. Cioè, io ho avuto, quando si parlava di spavento, di la mancanza di informazione, disinformazione che c'era all'interno dell'istituto e anche all'esterno. Io ricordo in quei giorni effettivamente i familiari erano più preoccupati di sapere, di avere conferma delle notizie che circolavano, la maggior parte delle quali ovviamente non vere, però la preoccupazione era di sapere se i propri cari stavano bene, se erano stati infetti qua, se c'erano stati contatti all'interno, contatti del virus all'interno dell'istituto, e non poter avere nessun tipo di informazione né all'esterno né all'interno era palese, era molto forte, al di là di tutto. Questo secondo me questione disinformazione è legata strettamente anche a quella mancanza di cultura di cui si parlava prima, cioè isolarli. Un po' quello che noi stiamo vivendo fra le persone libere. Noi vediamo proteste anche violente, in alcune città ci sono state proteste violentissime. Io sono di Napoli, parlo di Napoli, noi abbiamo avuto un mese fa delle violenze enormi che ci sono state anche in altre città, rispetto a persone libere, alcune categorie che non hanno informazioni corrette oppure le hanno in notevole ritardo rispetto al lavoro che fanno, e stiamo parlando di persone libere. Perciò caliamoci un attimo invece nella persona detenuta che in una cella lontana dai propri familiari e sente quelle notizie in televisione. Io voglio dire, posso condannare perché non è quello il modo di reagire se ragiono freddamente, però sento di poter dire che una giustificazione ci può essere. Sì, facevo anche riferimento alla mancanza di cultura di cui si è parlato prima. Certo è che se continuiamo a pensare che il carcere deve isolare completamente, è ovvio che si fa più difficoltà a informare anche il detenuto si sente da solo, in pericolo, in un posto dove in realtà in pericolo non dovrebbe essere. Questa è la riflessione che io ho sempre fatto, perché è anche vero che ci si dovrebbero attuare sistemi che permettono, in questo momento storico, siamo nel 2021, dove le informazioni circolano molto velocemente, quasi troppo velocemente, all'interno di un istituto dove diciamo la radio carcere, insomma, le informazioni vengono coltivate, si ingigantiscono, creano preoccupazione. Certo è che se si dà una comunicazione reale al detenuto, ai detenuti tutti, si evita di isolarli anche all'interno, perché certamente se un detenuto è più informato di quello che succede, è vero che è una pandemia che è stata gestita male, forse anche esternamente, anche noi la stiamo vivendo in un modo forse non ottimale. Certo è che cambiare un po' la cultura del ristretto isolato forse potrebbe aiutarci in qualche modo a vivere diversamente situazioni come quelle pandemiche, che sono situazioni che insomma vanno affrontate in un certo modo. Isolando il detenuto si rischia di crescere, accrescere le preoccupazioni che lo stesso ha, che diventano poi spaventi e diventano poi voglia di rivolta. Ecco, questo è il senso. Sulle misure alternative abbiamo accennato al fatto che ormai ci siano detenuti di classe, nel senso che ci sono detenuti che possono usufruire di misure alternative. A Modena e anche in altri distretti c'è un associazionismo che ha creato progetti di qualità sulla possibilità di aiutare chi è senza fissa dimora con abitazioni, disponibilità, insomma, di accoglienza esterna. Ci sono diverse soluzioni, diverse
proposte che secondo me devono essere incentivate anche dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Io ritengo sono tutti strumenti, soprattutto quello dei legislativi, che vanno sicuramente incentivati. Io passerei la parola all'avvocato Elia De Caro, presidente di Antigone Emilia Romagna. È stato pubblicato ieri, no, il rapporto di Antigone, e volevo sapere anche la sua opinione su quello che abbiamo detto fino ad ora, e le passerei la parola. Grazie. Grazie per l'invito alle Camere Penali di Modena. È sempre un piacere per Antigone l'interazione con l'Unione Camere Penali. C'è il presidente Polidoro, che ben conosce il presidente Connella. È un piacere particolare per Antigone Emilia Romagna, di cui da un mesetto non sono più il presidente, mi ha subentrato Giulia Fabbini, in quanto a Bologna, io sono un avvocato peraltro, a Bologna i rapporti sono più rodati perché siamo più di Bologna, ma con Modena si è sviluppato un rapporto importante a partire dall'anno scorso, proprio in occasione dei fatti del 9 marzo. Io ricordo che la Camera Penale per lui è stata la prima a rompere il silenzio sui fatti di Modena, a uscire pubblicamente, a chiedere chiarezza l'11 marzo, e diciamo a una ventina di giorni di distanza facemmo anche un'iniziativa congiunta fra la Camera Penale e Antigone Emilia Romagna, che fu quella anche di richiedere a tutto il provveditorato chiarezza sui trasferimenti, perché la questione della mancanza di comunicazione non è stata solo prima, è stata una questione che ha attraversato tutta quella fase. L'ha attraversata completamente perché per un mese le persone, i familiari, non sapevano dove erano finiti i propri familiari, dove erano stati trasportati. Siccome i trasferimenti sono stati ad Alessandria, ad Ascoli, a Verona, quindi anche a Parma, non sono stati in un solo istituto, e non sono stati in istituti vicini, perché Bologna era ugualmente danneggiata, c'era stata una rivolta importante anche qui. C'è stato un periodo di completa assenza di informazioni da parte del Dipartimento, e se pensate che grazie solo all'operato del Garante Nazionale, dopo più di 10 giorni si sono resi noti i nomi delle persone che erano decedute. Cioè, il Dipartimento su questo, ancora ad oggi, a mio avviso, e questo secondo me è importante rispetto alle parole che avete detto prima, sia la dottoressa Rossi, che il presidente Polidoro, che la Camera Penale di Modena, sembra non aver riflettuto adeguatamente su quelle che erano le condizioni che hanno favorito quella situazione. Certo, comprensibile, perché non è oggi dove la pandemia, nella sua impatto terribile, è però da noi tutti conosciuta, in forme di rimedio. Era il momento nel quale del coronavirus non si sapeva nulla. Pensate questo, giustamente, come è stato detto, in una struttura chiusa, anziché una comunicazione su questo, una completa chiusura di qualsiasi canale che poi possa permettere anche di ricevere le informazioni adeguate su cosa sia, perché all'inizio non si sapeva, c'era chi diceva che era un raffreddore, poi c'era chi diceva che era una cosa terribile, però non c'è stato un adeguato ripensamento da questo punto di vista. Su questo verrò a dire anche perché sostengo. È vero, è importante, no? Così presento un po', e forse era anche uno degli obiettivi della giornata, quella che è stato che il lavoro del rapporto Antigone che abbiamo presentato proprio nella giornata di ieri. Bene, è vero, noi lo chiamiamo oltre il virus, perché come dice l'ufficio del Garante, come ricordano l'Osservatorio Carcere, questa fase della pandemia ci insegna qualcosa, ma ci insegna anche qualcosa per andare oltre, snida dei problemi sistemici, però dà anche delle chiavi di lettura. Bene, ci è voluto soprattutto il primo decreto, che ha avuto un'efficacia molto deflattiva, per arrivare a 7.500 unità in meno.
perché fra il primo e il secondo decreto deflattivo purtroppo è intervenuta una campagna di stampa che ha atteso a rigidire le decisioni della magistratura di sorveglianza, e in più ricordo anche, visto che si è parlato di preclusioni, e visto che anche il presidente Polidoro ricordava l'efficacia deterrente che ha la liberazione anticipata, oramai una funzione disciplinante che è l'assenza di richiami, ma che tutte queste misure deflattive previste sia dal primo e dal secondo decreto non erano usufruibili laddove tu avevi anche solo un richiamo per fatti legati alle rivolte, quindi non una sanzione inflitta, ma un richiamo disciplinare non ancora giurisdizionalmente accertato. Quindi anche questo che poi ha portato a un'assenza di fenomeni futuri, però è importante indagarsi su quello che è oggi la quotidianità detentiva. Io in Antigone ho la fortuna e il pregio di fare il difensore civico, cioè di coordinare questo ufficio che riceve segnalazioni dai familiari dei detenuti, dai detenuti, ma anche da operatori del penitenziario, anche da tanti colleghi, su situazioni legate a trasferimenti, a diritto allo studio, a scontare una pena all'estero, a essere trasferiti più vicini alla propria famiglia, all'opportunità di accedere al lavoro. E guardate, quest'anno abbiamo fatto più di 400 contatti, è stato un lavoro importante che ci ha permesso di costruire una finestra e un osservatorio che va al di là della risoluzione del caso singolo. Noi non entriamo mai nel giurisdizionale, ci coordiniamo sempre su questi aspetti con i colleghi che hanno in mano le difese e facciamo un'attività più legata proprio all'esecuzione. A volte con i colleghi interagiamo anche nell'individuazione di soluzioni. Ebbene, molte di queste richieste sono legate a problemi di fruizione della salute, ma molte ci fanno scoprire che oggi negli istituti di pena del nostro paese la gran parte dei detenuti, dei 52.800 detenuti, passa 18-20 ore in cella. Perché l'accesso alle attività trattamentali è estremamente compartimentato. Andiamo a vedere alcuni dati del rapporto. Fra le 20 carceri più affollate d'Italia c'è ancora Bologna, che ha 750 detenuti rispetto a 500 posti. Ora, anche questo è un fatto. Bologna ha avuto un picco di coronavirus, l'ufficio del Garante lo sa bene, fra novembre e dicembre. È stato anche ben monitorato. Si erano chiusi tutti gli accessi all'istituto. La sanità, la direzione, hanno fatto un lavoro importante, un lavoro di squadra, hanno comunicato anche con i detenuti, si è fatto una compartimentazione degli spazi e si era riusciti a riportare il numero dei positivi molto basso. È possibile che a 2 mesi di distanza quell'istituto ritorna a 750 presenze su 500 detenuti, cioè di capienza, cioè a quelle condizioni che hanno reso possibile un picco così alto? Cioè, se solo 3 mesi fa si è voluto un lavoro straordinario che ha dovuto avere la compliance di tutti gli attori del mondo penitenziario, dal settore educativo all'avvocatura, ai detenuti, alla sanità, e con, solo con uno sforzo comune di rinunce anche ai propri diritti si è riusciti ad aggiungere questo risultato, è impensabile che oggi dobbiamo ritornare a 750 detenuti per richiudere gli accessi, e questo lo si fa eliminando la tenda per il triage dall'esterno, perché anche questo è un messaggio comunicativo distorto. È vero, il carcere diventa sempre più un carcere dove ci va chi ha meno istruzione, dove vediamo gli detenuti stranieri una forte presenza soprattutto per reati meno gravi e un minore accesso alle misure alternative, ma vediamo anche che in 10 anni è diminuito del 5% il tasso dei detenuti stranieri. Un esempio che noi facciamo, che io ritengo lampante, pensate che i rumeni, no? In 12 anni i rumeni sono scesi di
1000 unità, dal 4,50% al 3,7%. Sembra poco, ma in realtà è tantissimo, cioè è il 150, quasi il 100% in meno. Voglio dire, l'integrazione ha favorito, ha reso possibile che meno persone vadano in carcere. Ed è vero che bisogna favorire le misure alternative e pensare soprattutto a un circuito che non faccia andare in carcere quelle 12.000 persone che hanno una pena inferiore ai 2 anni già inflitta. Abbiamo 19.000 persone nel carcere italiane che hanno una pena inferiore ai 3 anni, che sarebbe ben possibile scontare in una misura alternativa. È vero che 2.000 di queste non hanno le possibilità, e su questo con la Camera Penale di Modena, ma anche a Bologna, si sta monitorando anche il progetto che anche la Regione Emilia-Romagna ha messo qualcosa di suo per cercare di implementarlo, ma è ancora troppo poco, perché ancora anche di quei posti e di quei fondi non si è riuscito a farne un uso completo. E in più non vorrei che, come con la messa alla prova, anziché deflazionare il carcere, poi arriviamo a un fenomeno di net widening, ovvero di espansione del controllo penale. Perché è vero che è positivo che questa fase ha fatto vedere che la misura alternativa è possibile ed è più vocativa, però abbiamo 61.000 persone in esecuzione penale esterna e sono 4-5 anni che, contrariamente al trend registrato da sempre, l'espansione delle misure alternative non fa sì che si contragga contemporaneamente la presenza di detenuti negli istituti di pena. In più abbiamo ancora 850 detenuti ultrasettantenni e ben 10.000 che sono sotto i 30 anni, per i quali andrebbe potenziata l'offerta educativa, previsti strumenti. E questo sull'offerta educativa è un dato, perché veniamo anche a un'altra delle questioni che veniva chiesta. Bene, il carcere e il coronavirus. Nel carcere sono, in questa fase, in quest'anno, sono deceduti 18 detenuti e 10 agenti di polizia penitenziaria e del personale amministrativo, quindi è vero che ci si è riuscito a farne abbastanza fronte. È vero che recentemente sono partite le campagne vaccinali, ma solo 947 detenuti oggi sono stati vaccinati, ma è pur vero che l'incidenza in carcere del virus si è dimostrata più alta. E quindi su questo è necessario che venga fatto di più, ma ci fa anche dire che il coronavirus ha fatto sì che gli spazi già ristretti del carcere lo siano ancora di più. La capienza viene ancora parametrata a un carcere senza coronavirus, senza le celle necessarie all'isolamento. La capienza non è di 47, è quella effettiva, è ben minore. Il garante già fa un lavoro da questo punto di vista rispetto ai dati del Ministero, ma vi è ancora un forte, diciamo, equilibrio distante di risorse. Se pensate che 3,1 miliardi vengono dati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che gestisce 52.000 detenuti, 283 milioni vengono dati al, diciamo, Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità, che gestisce 61.000 persone più tutta l'area del minorile. Quindi, avendo anche una platea più ampia, riceve risorse per un decimo. È su questo fattore culturale che dobbiamo lavorare. È su questo fattore, perché la misura alternativa, che ha già dato dimostrazione che porta meno a delinquere, che ci riporta nei 3 anni ultimi di pena una reintegrazione anche graduale in società, non a un salto nel vuoto. Noi come associazione regionale stiamo per lanciare un progetto che si chiama Una Volta Fuori, una guida su cui abbiamo avuto un finanziamento dalla Fondazione Dal Monte, sulla rientri, proprio sul il fenomeno del rientro dopo l'esecuzione della pena. L'abbiamo parametrato sulla città di Bologna e pensiamo di farne poi uno in futuro anche sulla detenzione al femminile,
Perché guardate, anche quello è un dato. Le donne sono il 4% della popolazione detenuta, ma sono il 10% delle persone che usufruiscono di una misura alternativa, con un maggiore successo. Ora, questo ci fa dire che dobbiamo ritornare a quelle proposte di ampliare le misure alternative sotto i 3 anni, di anche però far sì che il carcere sia sempre più anche un ambiente dove sia possibile quella mission rieducativa, dove l'affettività non venga sospesa dalle FAC, come da un comunicato brillante fatto proprio in questi giorni dalle Camere penali, dove si possa parlare, deve sembrare sempre più simile a quella che è la vita all'esterno. Ebbene, la didattica a distanza, solo nel 27% degli istituti si fa didattica a distanza. Quindi oggi il detenuto fa fatica ad accedere al lavoro, vive compartimentazioni per le quarantene, ha una socialità contratta, le sale della socialità non sono usufruibili, la domanda di prestazioni sanitarie subisce ritardi perché lo subisce anche all'esterno, ma in carcere ancora di più. E allora, questo perché la pena non diventi tempo sottratto, come ha ben definito Mauro Palma, bisogna che almeno per il 2020-2021 si pensi a quell'intervento di una liberazione anticipata speciale, che ampli questo periodo, che consenta di restituire quantomeno una parte di questo tempo e che ci consenta anche di riportare conseguentemente i numeri a numeri migliori e anche a noi tutti a guardare avanti perché questa fase ci lasci anche degli insegnamenti e delle possibilità pro futuro e delle interazioni utili, di cui ringrazio ancora le Camere Penali per l'invito e il garante con il quale, come difensore civico, già più volte ci siamo interfacciati nel proporre segnalazioni a noi venute con un po' di lavoro di istruttoria riportate poi ai vari garanti territoriali e anche spesso al garante nazionale. Grazie. Grazie, avvocato De Caro. Abbiamo toccato il tema della mancanza di risorse. Allora, prima di restituire la parola all'avvocato Rossi, domandavo se abbiamo dei segnali concreti eventualmente per ci sia una reale volontà di portare le risorse del Recovery Fund all'interno di quello che è l'ambiente carcere o l'ambiente giustizia. Perché è vero che ci lamentiamo sempre, si lamentano sempre gli educatori, gli operatori del carcere di mancanza di risorse. Ci sono segnali in tal senso oppure non c'è una volontà politica concreta, secondo voi? Sì, l'avvocato Rossi. Io credo che segnali ce ne siano e ne arrivino in questo momento. Noi teniamo conto che abbiamo una ministra della giustizia che conosce l'esistenza delle Mandela's Rules e che ha un suo pensiero sull'esecuzione penale, sul carcere, che conta molto sull'investimento di risorse sia di tipo sia finalizzate a un miglioramento strutturale. Voi sapete che è stata da poco avviata una commissione di tecnici sulla riforma dell'architettura penitenziaria proprio per adeguarla a quel principio che è contenuto nelle regole penitenziarie europee, per cui la vita all'interno del carcere deve essere il più possibile simile alla vita esterna. Ma poi perché io penso che al di là della quantità di denaro che si mette nel sistema penitenziario, sia il modo in cui lo si mette, a che cosa sono destinate queste risorse, perché guardate, io non mi accodo agli estremismi secondo i quali il carcere non produce nulla, non ha nessun tipo di, non realizza la finalità risocializzante perché non si fa nulla. Non è vero, non è vero questo estremo. Lo vedo dall'esperienza che facciamo
quotidianamente, devo dire, nelle nostre visite in carcere, che invece c'è molta parte attiva e sana dell'amministrazione penitenziaria che merita di essere valutata e richiamata. Io ho visto delle esperienze in Emilia-Romagna, tanto per dire, di direzioni estremamente attente, estremamente attive, estremamente dialoganti, no? Con la comunità detenuta, e dicevo estremamente attive nella ricerca della promozione di percorsi risocializzanti, che detta in altre parole significa di attività svolte all'interno del carcere che proiettino la persona fuori del carcere, quindi non devono essere attività di intrattenimento o di occupazione del tempo vuoto, ma devono essere attività che rendono utile il tempo trascorso all'interno del carcere, in modo che fuori dal carcere se ne possano trarre i benefici, e che comportano necessariamente un rapporto molto stretto tra la rete sociale esterna, tra la rete, tra le realtà produttive, imprenditoriali esterne e il carcere. Per questo dicevo all'inizio che il problema culturale è quello di integrare il carcere nella comunità tutta, perché attraverso questo noi possiamo pensare, per esempio, che un imprenditore metta del denaro in formazione all'interno del carcere e magari costituisca dei posti di lavoro per chi è in carcere per il momento in cui sarà fuori, soltanto in quel momento lì. Quindi distribuzione più che quantità di risorse è distribuzione di risorse o ricerca di risorse che possano essere investite all'interno del carcere. Perché quel tempo vuoto, guardate, oggi è vuoto davvero, è vuoto davvero, perché anche nelle realtà migliori uno degli effetti negativi della pandemia è stata la sospensione delle attività che piano piano si stanno riprendendo, per esempio si stanno riprendendo corsi scolastici, corsi universitari, la DAD la fa più o meno da padrona anche all'interno degli istituti, ma tutta una serie di attività, soprattutto produttive e quelle che generano lavoro, sono state sospese. E quindi ci è successo in questo, in questo periodo di vedere davvero il tempo vuoto, le persone che passano il tempo, nemmeno lo trascorrono, lo passano e non lo finalizzano a nulla. Però noi dobbiamo pensare che questo sia un momento transitorio e che le cose debbano riprendere. Allora, nella prospettiva della ripresa, quello che è assolutamente necessario, e io penso che sia una strada su cui la ministra si muove bene, quello che è assolutamente necessario è la ricerca della finalizzazione della pena, quindi dell'investimento delle risorse nei percorsi di riabilitazione, risocializzazione, ripeto, non tanto di intrattenimento, ma di reintegrazione della persona nella società. E c'è anche un piccolo particolare che perdiamo spesso di vista un po' tutti, anche noi avvocati, ogni tanto parlo anche l'avvocato, è un vizio che non mi tolgo. Io credo che non avremo mai un sistema dell'esecuzione penale integro finché noi non affronteremo in maniera piuttosto massiccia la questione del valore della pena e del significato della pena. E soprattutto in questi ultimi periodi, insomma, che sono stati invasi dal panpenalismo e dal populismo giudiziario, noi assistiamo sempre di più a un'invocazione alimentata da parte delle vittime del reato della galera, perché questo è il termine, come unica soluzione
delle lacerazioni che sono avvenute, penso a fatti molto gravi, penso a lacerazioni molto gravi che hanno creato molte vittime, che hanno creato lutti pesanti, penso anche a casi singoli dove l'unica cosa che chiede la vittima, ma non per colpa sua, l'unica cosa che chiede la vittima è la galera, perché è l'unica cosa che la cultura finora politica, la politica e la politica giudiziaria, la politica tutta, la cultura di questo paese è stata capace di indicare come soluzione di una ferita. E noi sappiamo, tutti noi che ci occupiamo di giustizia e tutti noi che ci occupiamo di carcere, sappiamo che non c'è mai abbastanza galera. Non ce n'è mai abbastanza per chi ha subito un lutto grave. Non basta mai. Non sono 10 anni, non sono 20, non è l'ergastolo, perché poi, guarda, sono all'ergastolo ma gli danno la televisione. Non basta mai. E allora bisogna trovare un'altra soluzione. E l'altra soluzione, io sono sempre più convinta che sia nel fatto di cercare dei sistemi di dialogo tra la vittima e chi ha creato la lesione e chi ha creato il danno e chi ha creato il lutto. Sono sistemi che devono avere cittadinanza giuridica, devono essere introdotti nel nostro ordinamento e che richiedono il concorso e la collaborazione di tutti i soggetti della società civile, tutti, a partire da noi, a partire dagli operatori del sistema giustizia. Ma guardate che finché noi non arriviamo, io di questo ne sono profondamente convinta, finché noi non tocchiamo questo punto, che è il punto doloroso e che è anche il punto di forza del populismo giudiziario, non a caso è stato alimentato, perché più alimenti la sete di vendetta, chiamiamola così, e più legittimi misure autoritarie e contrarie ai diritti e allo Stato di diritto. E allora quello è il punto, secondo me, intorno al quale deve ruotare una riforma, intanto il pensiero e la riflessione, poi la riforma del sistema dell'esecuzione penale, ma addirittura proprio del concetto della pena, del significato della pena nel nostro ordinamento, se noi vogliamo un sistema moderno e liberale. Se non ci muoviamo di là, non facciamo molti passi avanti, facciamo qualche ritocco, ma non riformiamo nulla integralmente. Grazie, Avvocato Rossi. Spendo solo due parole in tema di giustizia riparativa, mediazione penale, che è stato toccato adesso, che è un tema che affascina molto me e gli altri colleghi con cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. Abbiamo avuto anche dei colloqui molto informali, in realtà, con un magistrato di sorveglianza di Modena, che ha speso parole entusiaste per questo tipo di percorso e condividevamo i vantaggi di una giustizia riparativa che effettivamente toglie l'odio, la credine nei confronti dell'imputato, del condannato, in ogni caso, e dà la possibilità non solo di una rieducazione, ma anche di una riconciliazione che spesso in questo momento è fondamentale in questa società che è sempre più arrabbiata fondamentalmente. È ovvio che è un percorso difficilissimo, lui faceva riferimento anche alle esperienze delle Brigate Rosse, il tentativo di alcune vittime di quei reati che avevano provato a ricongiungersi, a riflettere insieme dalla parte della vittima e dalla parte dell'autore del reato di una mediazione. Ci sono stati dei successi notevolissimi, degli insuccessi altrettanto notevolissimi, però il percorso secondo me è un percorso molto interessante e abbiamo visto con questa esperienza della Camera Penale, dell'Osservatorio Carcere, con questi colloqui con la magistratura, che anche la magistratura è particolarmente attenta a questo tema e secondo me è un tema che dovremo riaffrontare, anzi riaffronteremo volentieri quanto prima, insomma, quindi tema caro anche effettivamente per cercare di togliere un po' questo populismo giudiziario che forse è fomentato anche da questa sensazione come se la giustizia non desse mai
una riparazione che effettivamente è quasi impossibile. E, io ripasserei la parola all'avvocato Polidoro se voleva interloquire sul punto. Grazie, ovviamente sono d'accordissimo con Mica Rossi e colgo l'occasione per salutarla affettuosamente. È chiaro, è importante, il valore della pena è fondamentale. Noi ripetiamo sempre, bisogna educare i cittadini per poter poi rieducare i detenuti. Con l'ordinamento penitenziario c'è stata, nel 75 c'è stata una rivoluzione culturale, ma solo normativa, ma è mancata una rivoluzione culturale che toccasse poi l'opinione pubblica. Perciò oggi l'ordinamento penitenziario resta una bellissima legge che però non ha nessuna concreta applicazione nella maggior parte dei casi, anzi alla fine vorrò fare una domanda alla collega Emilia Rossi. Rispetto a quello che è stato detto prima, cioè a favorire le misure alternative, che a me piace chiamare pene alternative, anche per una ragione di chiarezza e per educare, cominciare a educare un po' l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica ritiene che il detenuto che è alle misure alternative, cioè il condannato sconta una misura alternativa, ormai è una persona libera, invece chiaramente sta facendo un percorso importante. Allora, le misure alternative erano il cuore della riforma, della mancata riforma dell'ordinamento penitenziario, che è stata affossata per ragioni politiche, e quindi si ritorna a un problema di educare l'opinione pubblica come per educare anche poi i politici. Non a caso noi abbiamo avuto un ministro della giustizia che più volte ha ripetuto un concetto, e chiaramente non faccio riferimento all'attuale ministro della giustizia, con il quale abbiamo fatto sicuramente un salto di qualità rispetto al precedente. Ma voglio parlare proprio del precedente, che proprio nel coniugare il principio di certezza della pena diceva: se un detenuto è condannato a 10 anni deve fare 10 anni di carcere, non esiste che esce prima. Questo chiaramente non ha nessun aggancio normativo, perché noi tutti sappiamo che la pena non è solo il carcere. Non a caso l'articolo 27 della Costituzione nell'incipit dice: le pene non possono costituire, eccetera eccetera. E quindi chiaramente abbiamo un catalogo enorme di pene, deve essere compreso all'opinione pubblica che il condannato deve fare un percorso rieducativo, non è detto che debba restare nel carcere necessariamente. E quindi è stata colpita a cuore la riforma, anche perché non si è voluta dare poi la discrezionalità necessaria al magistrato di sorveglianza per valutare il percorso che fa il detenuto. Si sono mantenute tutte le barriere che non consentono al detenuto, che casomai lo merita, di accedere alle misure alternative. Discrezionalità che non è stata data, e non si comprende perché, quando noi abbiamo invece un giudice di merito che nel momento in cui condanna l'individuo ha una forbice ampissima nel decidere che tipo di condanna. Perché sappiamo bene che le condanne hanno un minimo, ma spesso con una forbice grande che va da pochi anni fino a 20 anni, eccetera. Quindi perché non dare questa discrezionalità al magistrato di sorveglianza, che invece dimostra la maggior parte dei casi, quando gli è consentito, anche per il carico di lavoro enorme che ha, di poter sicuramente valutare questo percorso. Non a caso, voglio dire, abbiamo un articolo della Costituzione che parla di necessità di rieducare il detenuto all'interesse di tutti, perché quello che dobbiamo comprendere è che questo detenuto un giorno uscirà. E per tornare invece al nuovo ministro della giustizia, ecco, nel titolo si parla di prospettive, e allora diciamo gli addetti ai lavori chiedo ancora una volta, dopo gli stati generali, dopo la legge delega, dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario, continuano a sperando che questa volta qualcosa si faccia. I primi segnali sono senz'altro positivi, nel senso che le dichiarazioni che ha fatto il ministro, che ripeto c'è stato un salto di qualità non solo rispetto alla conoscenza delle Mandela News, ma ho trovato molto importante da un punto di vista simbolico e non solo, che il ministro è andato a trovare il garante nazionale,
si è recato presso gli uffici del Garante Nazionale, che è stato un passo importantissimo, anche perché questo passo è avvenuto addirittura prima di andare a trovare il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alle veste ufficiali. Ora, un addetto ai lavori questo lo legge, e lo legge in un certo senso, cioè andare a trovare il veste ufficiale nei primi giorni del suo mandato, il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, vuol dire che si dà importanza a questa figura istituzionale, che ricordiamo qualcuno voleva addirittura abolire. Ora, il problema qual è? È che il ministro, che sicuramente merita tutta la nostra speranza, ha il problema che deve affrontare un Parlamento molto variegato. In questo Parlamento ci sono anche compagini politiche che in passato, non tanto lontano, ma molto recente, ha parlato di buttare la chiave, che bisogna marcire in carcere, eccetera, eccetera. Quindi il percorso sicuramente e le prospettive non sono facili, però ritengo che in questo momento abbiamo una buona guida. Io direi ora o mai più, nel senso che abbiamo una persona sicuramente che conosce il diritto benissimo, avendo avuto un percorso professionale di altissimo livello, perché è stato anche presidente della Corte Costituzionale, una persona che in passato ha coltivato tutta una serie di interessi e ha dimostrato una concreta passione, possiamo dire, per le problematiche del carcere. Non a caso, quando era giudice della Corte Costituzionale, è stata la prima volta che la Corte Costituzionale si è recata in istituto, cioè fisicamente i giudici della Corte Costituzionale hanno avuto un contatto con i detenuti, ci cioè sono entrati anche materialmente negli istituti. E questo da un punto di vista simbolico è stato importante. Molto meno, a mio avviso, è stato come messaggio da dare all'opinione pubblica la trasmissione televisiva che è stata fatta di questa visita, perché ha dato un messaggio, a mio avviso, questo è un'opinione del tutto personale, del tutto sbagliata, perché l'opinione pubblica non ritengo sia stata poi educata nel senso che dicevo prima, a comprendere l'importanza di una vera e propria detenzione scontata secondo i principi costituzionali e quelli dell'ordinamento penitenziario, perché quella trasmissione ha fatto vedere un carcere non reale, cioè era una trasmissione che ha fatto vedere il carcere come non è, perché il carcere non è quello che ci hanno mostrato, il carcere è anche quello, ma è soprattutto altro. E soprattutto i detenuti facevano delle domande, ne ricordo una, per il quale sono sobbalzato alla sedia, c'è un detenuto che chiede al giudice della Costituzione, a un giudice della Corte Costituzionale, dice: ma perché si prescrivono tanti reati? Ecco, io non credo che un detenuto con tutti i problemi che ha all'interno del carcere possa interessarsi delle prescrizioni dei reati. Però ritorniamo al passaggio simbolico sicuramente, e quindi c'è una grande fiducia in questo momento nel ministro e un po' di preoccupazione invece per quello che invece oggi comunque il Parlamento rappresenta e per i compromessi che sicuramente dovranno essere fatti. Quindi ora o mai più, e come ora o mai più la necessità di avere un'amnistia e un indulto. Ora, chi come noi pratica tutti i giorni i palazzi di giustizia, i processi non si fanno, oppure sì, c'è un ritardo enorme. Noi abbiamo la Corte d'Appello di Napoli che rinvia processi al 2023, cioè è una situazione devastante. E allora un'amnistia per ritornare a una situazione, voglio dire, normale, facendo poi delle riforme che consentano poi un processo veloce, garantendo ovviamente tutto quello che sono i diritti dell'imputato. E poi un indulto è necessario, perché per quanto sia stato questo sfollamento di carcere, ovviamente i numeri torneranno a crescere, e la soluzione ovviamente non è costruire nuovi istituti, come invece il precedente ministro intendeva fare, perché è vero che è importante che sia stata fatta la commissione per l'architettura penitenziaria, però sicuramente non era quello che
di cui avevamo bisogno in questo momento di emergenza e di erano altri provvedimenti da adottare. Ora, se queste, si è fatto cenno prima al recovery fund, alle risorse, se le risorse saranno spese per costruire nuovi istituti, mi sembrano soldi buttati. Primo, perché da un punto di vista ideologico, ovviamente i nuovi istituti non servono, ma bisogna far uscire le persone dal carcere e non costruire nuovi istituti per farne entrare altri. Cioè, quello che va adeguato alla capienza cosiddetta regolamentare è il numero delle persone, non aumentare la capienza regolamentare per far entrare altre persone. E poi è chiaro che è una soluzione completamente sbagliata anche da un punto di vista concreto, oltre che ideologico, perché io posso anche fare la commissione dell'architettura penitenziaria, ma per costruire nuove carceri, ovviamente, passeranno decenni. In Campania si parla da anni e anni del nuovo carcere di Nola, non è stata messa una pietra per questo carcere. Poi, se la commissione dell'architettura penitenziaria servirà per migliorare gli istituti attuali, e allora ben venga, però le soluzioni non sono facili, ovviamente, perché gli spazi sono quelli che sono. Quindi, voglio dire, si può anche prospettare la costruzione di nuovi istituti facendo delle procedure di velocità, ma nel nostro paese la velocità è sempre una moviola e quindi ci vogliono 5-6 anni, ma per caso mai per sostituire vecchi edifici fatiscenti nei quali nessun grandissimo architetto può far nulla per far sì che qualcosa cambi. E allora io credo che mi riallaccio a quello che dicevo prima sull'importanza del valore della pena, educare i cittadini. Noi abbiamo necessità di una corretta informazione. Il populismo giudiziario, purtroppo, è un populismo che riguarda tutta la cultura italiana di questo momento. C'è un decadimento culturale enorme e in questo decadimento culturale ovviamente è difficile far comprendere perché è necessario rieducare una persona che entra in carcere, perché un giorno uscirà, e quindi anche le persone libere dovrebbero occuparsene. Quando noi entriamo nei licei per parlare dell'articolo 27, l'importante dell'articolo 27, ci accorgiamo che spesso questi ragazzi, e parlo dell'ultimo anno del liceo, non hanno proprio conoscenza della Costituzione. Allora il problema da affrontare è assolutamente culturale. È inutile fare, ma se noi guardiamo il passato, no? Noi abbiamo avuto la Costituzione nel 1948, ci sono voluti 27 anni affinché l'ordinamento penitenziario con la riforma del 75 raccogliesse quei principi da un punto di vista solo normativo, ripeto. Ma siamo passati ora 40 disperi anni, penso ormai 46 anni, eppure ci sono molte norme dell'ordinamento penitenziario che trovano applicazione. Ho fatto riferimento prima alla liberazione anticipata, ma quanti istituti ancora oggi non hanno il regolamento penitenziario? Quanti sono i magistrati di sorveglianza che veramente vanno all'interno degli istituti e denunciano qualcosa al Ministero per dire guardate che il loro compito lo prevede l'ordinamento penitenziario, la situazione è quella che è. In quanti istituti veramente le celle sono delle stanze di pernottamento come prevede l'ordinamento penitenziario? Quanti sono, e qui vengo alla domanda da fare ad Emilia Rossi, i detenuti che fanno le attività veramente utili a cui le faceva riferimento? Ci sono eccellenze, sicuramente. Ci sono eccellenze, ci sono istituti così così che qualcosa fanno, ma la maggior parte non funziona. Cioè, il percorso previsto dal 48 rieducativo è un percorso che non viene fatto, diciamo la verità. Perché non dobbiamo guardare le eccezioni, per carità, se guardiamo Bollate, guardiamo tantissimi altri istituti, vediamo la produzione che fanno, eccetera, eccetera. E allora sono d'accordo con Emilia quando dice bisogna guardare all'esterno. Certo, incentiviamo gli imprenditori a entrare nelle carceri a fare qualcosa, però incentiviamoli in maniera seria, con delle carceri che non siano quelle che sono oggi, perché gli imprenditori oggi hanno nessun interesse a mettersi in contatto con un'amministrazione penitenziaria che è fatta per altre cose, per la maggior parte, parlo dei vertici, è fatto da pubblici ministeri. Ma per quale ragione noi dobbiamo avere un capo del dipartimento che deve essere sempre un magistrato, per la maggior parte delle volte un pubblico ministero, e per la maggior parte delle volte un pubblico ministero che si è occupato di antimafia?
Com'è possibile che alla direzione del trattamento dei detenuti, eccetera, c'è sta spesso un magistrato, un pubblico ministero? Ma quello non è il suo ruolo, ma non perché è cattivo, perché non ha quella cultura. Chiaro? Bisogna mettere persone che hanno una cultura diversa, perché questo lo dice la NOCOM, il carcere non è sicurezza, è soprattutto un percorso rieducativo. E allora, per ritornare a quelle che sono le prospettive, oggi abbiamo il miglior ministro della giustizia che un detenuto poteva sperare. L'ha dimostrato andando a trovare i primi giorni, questo primo passo, in maniera molto forte, l'istituzione italiana che garantisce i diritti dei detenuti. Quindi ha dato un fortissimo segnale. Ora speriamo che riuscirà a fare qualcosa, perché poi ovviamente lei alla guida di un'automobile, ma intorno a lei ci sono 100.000 ostacoli. E speriamo, io non dico di ottenere tutto, ma per chi come noi lavora sull'esecuzione penale da tantissimi anni e se ne occupa con passione, al di là dal punto di vista professionale, raggiungere anche il 5 per 1000 di qualcosa che è previsto già sarebbe un grandissimo risultato. Quindi diciamo, noi viviamo ancora un momento di speranza. Noi, l'Unione Camere Penale ha partecipato agli Stati Generali della Risoluzione Penale con un grandissimo sforzo, eravamo presenti in tutti i tavoli degli Stati Generali. Abbiamo partecipato alle commissioni ministeriali e sembrava che stavamo per raggiungere il traguardo. Ci hanno invece bloccato sia durante i lavori, perché avevamo già pronto la scheda per il decreto legislativo sull'affettività, che c'è stata bloccata, eppure l'affettività era prevista dagli Stati Generali, c'era un tavolo che trattava esclusivamente l'affettività, era prevista testualmente nella legge delega del Parlamento al Governo, era prevista nei lavori della Commissione Ministeriale, eppure siamo stati bloccati. Allora, l'augurio che io voglio fare è quello che il Ministro riesca a sfondare questo muro incomprensibile, che è comprensibile solo per un riconoscimento elettorale politico che va dalla parte sbagliata, strizza l'occhio a un'opinione pubblica che ormai è in un baratro culturale in cui il nostro paese sta precipitando, e non parlo solamente ovviamente della giustizia, parlo di tutto. Oggi ci sono dei valori che non sono più quelli che devono essere ovviamente tutelati nel momento in cui si cerca una prospettiva futura e una politica che guardi ai diritti civili. Grazie. Devo rispondere. Intanto una precisazione. La visita della ministra Cartabia è avvenuta il giorno del suo insediamento, prima che andasse, che salisse. E non è stata per niente ufficiale. È stata una visita sorpresa che non si aspettava nessuno di noi. Esatto, ancora meglio. Ancora meglio sia l'una cosa che l'altra, perché il valore simbolico di questa sua visita assolutamente informale e a sorpresa, ma per proprio venire a porgere saluto al Garante Nazionale, è stato di grande rilievo e ha significato l'attenzione che ha la ministra per le garanzie dei diritti e per il mondo vario delle persone private della libertà. E questa è una cosa. Naturalmente io il numero delle persone che sono impegnate in attività lavorative o produttive non ce l'ho adesso, se vuoi te lo procuro. No, tra l'altro ne approfitto per salutare, ricambiare il saluto affettuoso dell'amico e collega Riccardo Polidoro. No, non ce l'ho il numero. Però ci tengo a dire che non è neanche vero che siano solo eccellenze, cioè non è vero che non c'è solo Bollate o Volterra in Italia, non è così. C'è un mondo diffuso all'interno della rete degli istituti penitenziari che lavora bene. C'è una parte diffusa dell'amministrazione penitenziaria che lavora bene. Poi non sto dicendo che tutto va bene, anzi sto dicendo che tanto più ci sono queste esperienze positive, quanto più
emerge l'esigenza che diventi un fattore sistematico e non episodico. Però io ci tengo a evidenziare una realtà che, con cui io mi incontro e che constato direttamente, che se volete mi stupisce piacevolmente, perché parto anch'io dall'idea che in realtà non si fa nulla, che il carcere è galera vuota, e poi invece verifico che no, che non è sempre così, e che c'è molto impegno, c'è molto sforzo da parte dell'amministrazione penitenziaria. Ah, tra l'altro, il direttore generale detenuti e trattamento non è un magistrato, almeno questo, non è un magistrato, l'attuale direttore generale detenuti e trattamento non è un magistrato, ma è un direttore dell'amministrazione penitenziaria. Quindi eventualmente il problema è che anche laddove l'amministrazione ha desiderio di fare, non ci sono strumenti sufficienti per fare, e poi perché davvero non ci si può fare da parte, cioè siamo tutti coinvolti, come diceva il Bate, siamo tutti coinvolti. Buona parte delle cose che non si fanno in carcere sono responsabilità dell'assenza del tessuto sociale intorno. Buona parte dell'estraneità, dell'assenza, dell'indifferenza, del fatto di non entrare in relazione nemmeno se sollecitati. Quindi, a mio avviso, il lavoro che si deve fare è un lavoro che deve partire anche da fuori verso l'interno, non soltanto dall'interno verso l'esterno. E poi io condivido assolutamente la fiducia nel pensiero, nell'impostazione della ministra della giustizia, ovviamente insieme all'ottimismo della volontà ci metto il pessimismo della realtà, perché devo anche considerare che questo è un governo di mediazione tra molte istanze politiche diverse, che quindi richiederà per forza di cose una composizione tra le diverse voci. Quindi no, io non credo sia ora o mai più, vediamo, insomma, cominciamo con ora, poi vediamo magari mai più, però insomma credo che ci siano buoni spunti per essere fiduciosi, almeno che il cammino venga segnato bene. Poi le rivoluzioni, non è detto che si riescano a fare tutte insieme adesso. Eccomi. Avvocato De Caro, le lascerei due note conclusive, poi passerei ai saluti. Prego. Grazie. Ma due cose. Anche noi di Antigone non crediamo che tutto il carcere non funzioni o che ci siano solo le eccellenze, però è vero che va detto una questione. Per esempio, stando sul lavoro, lavora un detenuto su quattro, ma solo il 4% lavora per un datore di lavoro esterno, di cui la gran parte all'interno del carcere, 780, solo 600 persone quasi hanno l'articolo 21 e lavorano all'esterno. Ora, io vivo in una città, è una realtà vicina a quella di Modena, con gli amici della Camera Penale, dove abbiamo un associazionismo molto vivo, forte, un'offerta. A Bologna c'è Fare Imprese in Dozza, ma che è un qualcosa, uno di quegli esempi che però è quasi l'eccellenza e non è la quotidianità delle carceri. 12 persone ci possono lavorare su 750 detenuti? Allora il punto è questo: se riportiamo il carcere a 30.000 detenuti, le carceri italiane possono svolgere la missione educativa, non con 47.000 detenuti, perché ad oggi nel 16% degli istituti non ci sono spazi socialità, nel 15% c'è un direttore che fa più di un istituto, nel 47% gli istituti hanno celle senza doccia, nel 77% non è prevista
la separazione dei giovani adulti, e queste sono cose che nascono proprio dal sovraffollamento. Se risolviamo questo, se gli educatori, che sono 896 quelli previsti per 50.000 detenuti, se non invertiamo, a fronte di una previsione in pianta organica di 35.000 poliziotti penitenziari, allora la sicurezza è un aspetto importante. Grazie alla polizia penitenziaria molte delle attività riescono a essere svolte, ma non può esserci una pianta organica di 35.000 operatori della sicurezza e di 900 educatori e di 500 amministrativi per far sì che il carcere possa svolgere la missione educativa. Poi ce ne sono tanti di esempi. Anch'io ho avuto la fortuna, avendo da alcuni anni anche un'autorizzazione nazionale, e ho visto non solo gli istituti dell'Emilia Romagna, che comunque spesso sono anche meglio di altri che ho visto fuori, come Pisa, dove ci sono ancora i bagni a cielo aperto. All'Elba magari funziona un po' meglio, qualcosa sono riuscito a fare, però, e stiamo parlando comunque della Toscana, dove c'è la cartella clinica informatizzata, ma va in Friuli, queste cose non ci sono, per esempio, in una regione anche evoluta. Quindi, se le riportiamo a dei numeri, se invertiamo gli investimenti sia sulle misure alternative rispetto alle tensioni, ma anche sul comparto di tutte quelle attività del lavoro, della formazione negli istituti di pena, certamente che anche la pena detentiva, che è una delle pene, come si diceva, può ritornare a svolgere quella funzione. In difetto fa fatica. Grazie. Grazie, Avvocato De Caro. Io vi ringrazio a tutti della partecipazione a questa tavola rotonda. Spero di rivedervi presto. Io ho l'auspicio che lavoreremo forse tutti per alimentare la speranza che in questa tavola rotonda siamo riusciti, spero, a trasmettere. E grazie ancora di aver accettato il nostro invito e a tutti a presto. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Grazie. A voi. Grazie. A presto. Ciao Emilia. Ciao Riccardo.